trasferta della SIR Perugia di domenica a Corigliano. Vediamo perché nel servizio. Prosegue l'attività della SIR Safety Perugia. I ragazzi agli ordini di Boban Kovac lavorano per il prossimo incontro in programma domenica prossima a Corigliano, penultimo appuntamento della stagione regolare della Serie A2. I calabresi, capitanati dall'ex Block Devils Giacomo Tomasello, cercano punti per conquistare la salvezza matematica e la conseguente partecipazione a playoff promozione. Per la SIR capolista, con 5 punti di vantaggio su Castellana Grotte, una vittoria significherebbe la realizzazione del sogno, e cioè la promozione in Serie A1. Nonostante l'importanza della posta in palio, c'è un'atmosfera decisamente tranquilla nel gruppo bianconero. La squadra, sotto le direttive dello staff tecnico, sta svolgendo il consueto programma di lavoro settimanale per presentarsi al top al Paracorigliano e giocarsi a viso aperto le proprie carte. Andrea Cesarini, uno tra i migliori liberi dell'intera categoria, che nonostante i suoi 24 anni può vantare in carriera 2 promozioni dalla 2 alla 1, parla delle insidie del prossimo match. È un incontro difficile per tanti fattori. Corigliano, la ricordo bene già nella gara d'andata, è una squadra forte, pericolosa in battuta, buon amore e buoni in attacco. Sono tosti, imponenti fisicamente, giocano davanti al loro pubblico. Noi abbiamo un grande obiettivo, così come lo hanno i nostri avversari. Dopotutto, nelle ultime giornate è normale che sia così. Tutti hanno necessità di punti per conquistare qualcosa.